Pareggio a reti inviolate tra Vasto Marina e San Buceto nel turno infrasettimanale. Un buon punto per i locali che smuovono la classifica, ma non per gli ospiti che si mangiano le mani per un rigore sbagliato. La partita, i padroni di casa vengono da un periodo no con 4 sconfitte consecutive. Mister Cesario manda in campo dal primo Diallo sulla fascia destra in difesa, per il resto soliti volti noti, ancora assente Capitan Benedetti. I ragazzi di Montani vengono invece da 3 risultati utili di fila con un 2-0 sul Paterno nell'ultima giornata. Tra i titolari schierato in difesa Cristian Iarocci, ex Vastese. Partenza al piccolo trotto per le due squadre nei primi 15 minuti, fasi di studio e nulla più. La prima conclusione arriva al 22esimo con un tiro cross di Pollutri che Dedeo blocca in sicurezza. Al 24esimo tocco di mano in area di rigore del Vasto Marina da parte di D'Adamo, questo l'episodio dubbio. Sul dischetto va Anzalone che si lascia ipnotizzare da Marconato che si distende e respinge. Ecco la parata al rallenti. Gli ospiti continuano a spingere ed ad una doppia occasione il numero 1 di casa risponde sempre presente. Succede tutto tra il 27esimo e il 28esimo, prima con Dinisio che calcia da fuori e poi con un colpo di testa a fil di palo di Anzalone. Il primo tempo va in archivio sullo 0-0. Nella ripresa si riparte a ritmi blandi, il Vasto Marina ci prova con una conclusione al volo di Koulibaly al 18esimo, ma il risultato non è ottimale. Al 21esimo arriva la risposta del San Buceto con una conclusione di Selvallegra, Marconato e 3 migliori dei suoi e risponde ancora una volta presente. La partita è combattuta ma non regala emozioni. Al 47esimo sussulto del San Buceto con Sardella, conclusione debole centrale. Al 49esimo il numero 7 alla pala dell'1-0 sulla testa, ma c'entra il palo con Marconato fermo immobile. E questa l'ultima azione degna di nota della gara, che dopo 5 minuti di recupero termina in perfetta parità. Per il Vasto Marina un punto che fa morale e per gli ospiti il rammarico di non aver concretizzato al meglio le azioni pericolose. Mister Cesare, un buon 0-0, un punto dopo diverse sconfitte, insomma fa morale. Sì, soprattutto per il morale, la squadra ha fatto una buona partita, ma anche domenica a Capistrella abbiamo fatto una buona gara. Sono contento, per il morale è importante, muoviamo sta classifica, questi 28 punti erano diventati un macigno grande. Devo fare i complimenti ai ragazzi, come sempre, oggi ci hanno messo il cuore, sono stati bravi, attenti, abbiamo preso un punto con una squadra forte. Tra i migliori in campo sicuramente Marconato, non solo per il rigore parato. Marconato per noi è un valore aggiunto, è il papà di tutti, ci dà esperienza, tranquillità, personalità, sta qui per questo, è un giocatore determinante per questo gruppo, lo ringrazio ogni volta che ho la possibilità, perché averlo a disposizione, ti ripeto, è un valore aggiunto. Mister Fabio Montani, 0-0, partita combattuta, ci avete provato fino alla fine? Sì, sì, dominata, credo, senza voler togliere nulla agli avversari. Però un livello di gioco, una qualità di gioco che a sti ragazzi proprio non gli si può chiedere più di quello che hanno dato. Sì, sì, ogni domenica andiamo in campo per vincere ovviamente e anche oggi siamo di qui per vincere e credo che oggi sia stata una delle più belle partite che i ragazzi hanno fatto per qualità di gioco, per intensità, veramente tanta roba. Purtroppo se non la butti dentro il calcio è così, pazienza, ci rimbocchiamo le maniche, ci teniamo il veleno in circolo e cercheremo di sfogarci domenica prossima.